Ladies and gentlemen, EXO Tago! Presentatevi uno per uno. Che super presentazione. Maurizio Carucci, canto. Simone, chitarra acustica. Rashid, batteria. Olmo, piano. Io sono Francesco, quello con i baffi che imita le persone e suona la chitarra. Finito. È un po' di gente. Tipo, occhio, per tre minuti imita anche te. No, non le persone, imito molto i dialetti, tipo il piemontese. Salentino, che io sono salentino. No, quello mi manca, ti posso dire... Com'è che era il salentino? Che è Cusa? Lascia stare, parliamo di musica. Ci rifacciamo. Avete portato, che cos'è sta bottiglia? Ah, questo è il famoso... Corochinato. Esattamente. No? Sì. Che è molto alcolico, è una roba. No, 16 gradi. Una di mezzo, dai. Mm. Sì. Questo è un po' il titolo del nostro disco. Appunto, ma perché? Perché? Perché brincate. Effettivamente, intanto, dare il nome a un disco non è proprio una cosa semplice, anzi, a volte è una mezza tragedia. E allora abbiamo pensato che questo, che non è un aperitivo, ma è un vino speziato, molto antico, raro, mm-hmm. che si trova veramente in due o tre bar decrepiti del centro storico di Genova, mm-hmm. che si beve dopo il lavoro, per cui è un momento bellissimo della giornata, che è economico, costa addirittura 1,50 euro nei posti più cari. Pensavamo che fosse la cosa materica più interessante, che potesse descrivere meglio di qualsiasi altro titolo il nostro modo di fare musica, le nostre canzoni, il nostro modo di stare al mondo anche. Mm. No, ma voglio dire, voi ne fate uso... Ampio. Quotidiano, non lo so che effetti possa avere. Ma diciamo che più che migliorarci non può, penso, no? A parte gli scherzi. No, diciamo che lo beviamo quando ci capita molto spesso. Ecco. Sì, ma non vuole essere assolutamente un invito all'alcolismo. Che altro un simbolo che abbiamo preso appunto per rappresentare questo momento particolare, che è quello esattamente del dopolavoro, in cui ci si sbottona al colletto della camicia e sorseggiando un bicchierino di corochinato, perché è Genova, se no in Salento. Cosa c'è? Proprio di tipico. Adesso il Negramaro. Il Negramaro, vino, buonissimo vino nero. Giuliano, no? E ogni città ha il proprio corochinato, e quindi insomma. Hai capito? Beh, voi poi avete anche già in passato fatto spesso riferimenti alla vostra città, no? Nella maniera più assoluta. Noi andiamo a diventare un prodotto tipico da grandi, e per cui diciamo che abbinare un'opera d'arte, una canzone o anche un disco ad un territorio credo che abbia un valore incredibile, e per cui lo facciamo spesso. Ma siete DOP? Capita. Assolutamente. Dopati. No, ci piacerebbe essere un po' più protetti, ma comunque siamo DOC. E invece siete a Sanremo. Sì. Che storia è questa qua? Eh già. Ma ne siamo un po' stupiti anche noi, devo dire. Però siamo da Dio. Siamo veramente benissimo, anzi. Ultimamente ci siamo resi conto, cioè ultimamente ieri mi sembra di essere a Sanremo da 2 anni. È vero, una specie di spazio temporale. Guarda, lo raccontiamo dopo, ci ascoltiamo solo una canzone? Bellissima. Exo Tago. Abbracciami per favore. Exo Tago, solo una canzone su RTL 102.5 nel pomeriggio di The Flight, e qui oggi abbiamo con noi Ed Burns, volevo sapere se ci seguite in radiovisione. Volevo sapere come è stato lavorare con Robert De Niro nel film 15 minuti follia omicidio di New York. È uguale, ragazzi, è uguale. Ed Burns. No, invece, a parte gli scherzi, nella serata dei duetti avete scelto o siete stati scelti, non so, Jack Savoretti. Ci siamo scelti, abbiamo desiderato fortemente Jack Savoretti, perché è un amico, perché ha una voce incredibile, ha fatto delle cose bellissime, è di Genova, è genuano, insomma ce l'ha veramente tutto, è bellissimo, e siccome è una canzone molto sensuale, pensiamo che Jack possa darci un'ulteriore mano per andare in quella direzione lì, ecco. Mi sembra. Sì, poi Jack ha collaborato con i più grandi, da Bob Dylan, Paul McCartney, Exo Tago. Gli mancava Ed Burns, giustamente. Esatto. Jack Savoretti è la nostra panna nel caffè. Ah, ecco, vedi. Senti, allora poi c'è questo tour, no? Che parte da marzo. Esatto. 30 marzo cominciamo questo Cosa fai questa notte tour, un tour bellissimo dove insomma ci sarà da sicuramente commuoversi, da cantare tanto, ma anche da divertirsi. Questa è una cosa alla quale noi teniamo sempre. Partiamo da Torino il 30 marzo, ma poi andiamo in tutte le principali città italiane. Ma già da lunedì invece andremo sempre in giro in Italia, però dentro l'in-store, a presentare il film che si chiama Siamo come Genova, un documentario, un gran casino, ma tutto accade tutto da qui alla primavera. Ci avete un sacco di cose in ballo, tra l'altro. Sì, cose in ballo. Nel frattempo qualche trasloco, sì. Una potatura delle vigne. Vodka e colase. Sì. Un film anche, no? Film, perché certo, no? Perché no? Tachi Pirigna. E domani esce l'album, diciamo. E domani esce l'album, questa notte. Facciamo un festone che non lascerà indifferenti più, che contiene solo una canzone,
che sarà ormai, possiamo dirlo, grande classico della musica italiana. Lascerà il suo segno in questa 69esima. Lo speriamo. Il nostro obiettivo è quello, riguarda, a parte gli scherzi, non volevamo fare una canzone che scade citando il mitico Francesco come lo yogurt, ma più che altro delle classifiche non ci interessa molto, ma ci interessa che la nostra canzone rimanga un po', e siccome siamo convinti che abbia potenziale, siamo qui a goderne e a proporla. Voi siete un gruppo, quindi magari vi aiutate a vicenda. Com'è quando poco prima di salire sul palcoscenico c'è un rituale, qualcosa che dite, che urlate? Dei pugni. Avvitate dei pugni. No, dei pugni ovviamente affettuosi, amichevoli. Tipo così. Un po' di più. Meglio che non proviamo, perché. Ok, va bene. Proprio per caricarci, per arrivare sul palco con quella dose di energia giusta che la canzone merita. La canzone, come diceva Vasco, veramente nascono come i fiori, e noi dobbiamo cercare di valorizzarle cercando di far meno casino possibile. Ok, e allora. No, questa sera ci siete? Questa no, sera sicuramente ci siamo. Sai che io non ci sto capendo, mi sembra di essere qua da 20 anni. Sì, ma veramente, è incredibile. No, sera non siamo in diretta, non siamo tra i concorrenti, ma comunque saremo in giro a suonare, a fare DJ set di pessimo gusto. Vi vedremo domani sera con Jack Savoretti. Grazie agli Exotago. Grazie a voi.